la pandemia che ha colpito purtroppo tutto il mondo e anche la nostra provincia. Qual è stata la reazione dei cittadini e dell'amministrazione di San Bonifacio? Beh, intanto è stato quello di cambiare nettamente il paradigma. Da una visione che era legata, diciamo così, a una tradizionale attività di sviluppo economico, di miglioramento della qualità dei servizi, proprio a cambiare tipo di intervento. Un'emergenza che ha cambiato le abitudini, che ha cambiato quelli che sono le consuetudini. E naturalmente che ha messo in luce delle forti criticità che non si pensava. Si pensi solamente, ad esempio, al fatto che 20.000 persone, nel mio caso, sono state segregate in casa per 2 o 3 mesi, come chiaramente tutti gli altri cittadini del Veneto e direi insomma dell'Italia. Però era particolarmente così surreale che i cittadini fossero in casa e le strade fossero vuote, i negozi chiusi e tutte quelle attività che costituiscono la vita, quella che viene chiamata la piazza del paese, praticamente deserta. Racconto un piccolo particolare: stiamo vedendo in questi ultimi mesi un aumento importantissimo della presenza addirittura di animali. Abbiamo liberato appena adesso giponi, due insomma aquilotti, abbiamo avuto cervi, abbiamo avuto così altri animali che generalmente sono lontani dal paese perché è appunto ricco di attività, di frenesia. L'altro aspetto importante è stato quello di trovare delle famiglie che sono andate rapidamente in difficoltà proprio perché sono venuti a mancare quei redditi che generalmente concorrono al sostegno della famiglia. E quindi il comune ha dovuto cambiare rapidamente quelle che sono le sue capacità di intervento, dimostrando peraltro una grande flessibilità. Ecco, e proprio anche da questo punto di vista, con le difficoltà che sono emerse nel tessuto socio-economico, quali sono adesso le iniziative che il comune ha in programma o sta già attuando? Beh, intanto un investimento importante sull'aspetto dei servizi sociali. Inteso sicuramente su 3 fronti. Il primo fronte è quello di, anche ultimamente, di lavorare per creare il collegamento tra la domanda e l'offerta, perché ancora offerte di posti di lavoro ci sono, dobbiamo solo appunto intercettare le persone più adatte che possono andare a occupare questi posti. Il secondo è mantenere l'attenzione a quelle famiglie in difficoltà anche con sostegni economici proprio per andare a fare la spesa, dico io. Siamo passati da circa 200 famiglie a 600-700 famiglie che noi sosteniamo nella propria attività quotidiana di chiaramente avere una borsa per fare la spesa. L'altro e terzo aspetto è quello della ripresa, che deve essere sicuramente sostenuta e portata avanti, ad esempio dando l'opportunità alle famiglie di avere i genitori che possano in questo caso andare a lavorare. Soprattutto in estate, perché con la chiusura delle scuole si è verificato una mancanza di servizi di sostegno all'infanzia, a partire proprio dall'asili nido. Abbiamo messo in campo in questo settore un gruppo importante, abbiamo chiamato praticamente il gruppo di lavoro per un'estate sicura a San Bonifacio, in maniera tale che sono partiti degli asili nido. Sono partiti praticamente grazie alla collaborazione con le scuole paritarie e con naturalmente una cooperativa diretta dal comune a creare dei posti per portare i bambini da 0 a 6 anni praticamente. Oltre i 6 anni abbiamo messo in campo una ventina di associazioni che stanno in questo momento proprio servendo i cittadini nell'accogliere i figli, i bambini, per dargli nella sicurezza un chiaramente momento di ricreazione, un momento di approfondimento anche culturale, se vogliamo, laboratoriale, teatrale. E la risposta è stata importante perché avere 22 associazioni più le parrocchie che si stanno così dando da fare per partire verso fine luglio e tutto il mese di agosto, probabilmente riusciremo a coinvolgere dai 300-400 bambini sanbonifacesi che avranno modo così di poter continuare quell'esperienza di socializzazione. Io credo che sia importante questo, la socializzazione, perché il lockdown ha particolarmente influito sull'aspetto psicologico dei bambini.
che stanno manifestando delle così comportamenti che fanno pensare proprio a dei disagi psicologici. Queste attività che stiamo fornendo, il Comune si è dotato di una pediatra, che ringrazio, volontaria, in quietanza, che si è messa a disposizione per spiegare le modalità, da un gruppo di avvocati per spiegare l'applicazione delle regole e soprattutto un gruppo così di animatori laboratoriali, esperti nel campo educativo fino ai primi mesi di vita, che è a supporto di tutte le associazioni. Queste è pagato dal Comune con impegno di oltre 10.000 euro, proprio per garantire con delle ispezioni, ne facciamo una o due per ogni gruppo, che fa parte quindi di una lista che il Comune certifica come struttura in grado di dare un servizio garantito in sicurezza. E devo dire che mi sta dando grande soddisfazione e ringrazio i miei assessori che hanno lavorato molto bene in questo senso.